la senatrice Paola Nugnes. Buongiorno a tutti, come state? Siete gasatissimi per queste elezioni? So che ci sono molti candidati a sindaco, però sono convinta che noi ce la possiamo fare. Cosa vi posso dire da Roma? Penso che voi siate molto aggiornati di quello che sta succedendo, e quello che sta succedendo è chiaramente molto grave. Noi purtroppo, anche se diciamo abbiamo la prova provata di quello che erano le nostre idee formatesi da fuori, la cosa non ci consola. Non ci consola, e il risultato di questi fatti è semplicemente lo scollamento della parte buona dalla parte cattiva, il che già è un bel risultato. Abbiamo 70 sedi del PD che sono stati occupati, abbiamo una testata della Repubblica che si è spaccata letteralmente, o gli editorialisti come Spinelli si stanno rendendo conto che la posizione di Bersani delle prime settimane era fasulla, perché quando è stato portato sulle soluzioni reali e sui passi decisivi con Rodotà non ha saputo cogliere al volo la soluzione, perché quella che era presentata al PD era, come ho detto anche su Facebook, un paracadute per salvare quello che è un partito ormai all'estremo, e invece loro con quel paracadute sono riusciti ad impiccarsi. Perché può succedere anche questo, con un'ancora di salvezza si può trovare la fine. Probabilmente questo è perché, come ha detto anche la Spinelli, molti dei capi sono ricattabili, non c'è un'altra ragione possibile, plausibile, perché noi con la proposta di Rodotà, un vecchio DS, una persona, un professore al di sopra delle parti, un grandissimo costituzionalista, stavamo proponendo appunto al PD la prova di un possibile incontro, e quando le cose si sono fatte concrete loro si sono fatti indietro, e il risultato è il governo che si sta venendo a creare oggi, un governo PD-PDL fatto sì di persone più giovani e di donne, ma che sicuramente non è la risposta degli 8.000 votanti del PD. Non può essere questa la risposta, gli 8 milioni di votanti del PD. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che lo scollamento tra il PD e la base è totale, è completo, non c'è ascolto. La Finocchiaro ha detto: ma io non sento la base, loro vivono in un altro livello, in un altro mondo, non ascoltano la rete, non ascoltano le indicazioni che vengono dal basso, non ascoltano le persone che hanno occupato le sedi del PD, che hanno invaso le piazze, le strade, che hanno bruciato le tessere. Allora questo perché? Perché sono ricattabili, come dice Spinelli? Io penso di sì, sono ricattabili probabilmente da dossier tenuti da qualche parte segretissimi, che se venissero alla luce metterebbero molti in grandissima difficoltà. E questo è provato anche dal fatto, l'ho ripetuto più volte, ma per me come cittadina, prima ancora che come cittadina al Senato, è risultata una cosa gravissima. Non si sono formate le commissioni permanenti, e con queste non si è formato, prima delle elezioni del Presidente, la commissione alle elezioni. Cosa avrebbe permesso la commissione alle elezioni? Voi avete seguito il sondaggio di Micromega, c'era la possibilità di votare l'ineleggibilità di Berlusconi per una legge del 57 che prevede che chi è concessionario di concessioni governative non possa essere eletto. Adesso questa legge del 57 non ha mai trovato attuazioni, perché il PD si è trovato sempre in minoranza. Trovandosi in minoranza, benché l'abbia proposta almeno 3 volte in questi 20 anni, quando si è trattato di votarlo in Camera e Senato non ha avuto i voti a sufficienza. I giornalisti, prima ancora delle elezioni, hanno messo in evidenza, tra cui appunto la testata di Micromega, che c'era la possibilità con i voti del PD e col voto del Movimento 5 Stelle di votare finalmente l'ineleggibilità di Berlusconi.
questa commissione delle elezioni, che avrebbe dovuto valutare questa eventualità e portarla poi alla Camera e al Senato per la votazione, non si è formata. E anche il PD non ha voluto che si formasse, solo il Movimento 5 Stelle e con parte di sé l'hanno chiesto che si formasse questa commissione. E perché questo? Franceschini ha detto che Berlusconi non va sconfitto con i regolamenti ma politicamente. Ma questa cosa l'ha detta oggi, non l'ha detta 20 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa, o almeno non l'ha detta solo 20 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa, ma anche oggi, cioè oggi, ieri, e hanno permesso una cosa gravissima che è successa, che Berlusconi abbia pesato fortissimamente sulla scelta del Presidente della Repubblica. Allora, quale motivo, quale volontà, quale esigenza c'è dietro questo? Io pongo una domanda, io me lo chiedo come cittadina, perché il PD ha lasciato che un ineleggibile, un eventuale, un probabile ineleggibile pesasse così fortemente sull'elezione del Presidente della Repubblica, che a sua volta ha pesato sulla scelta del Premier, che ha pesato sulla scelta dei ministri e quindi su questo governo. Letta, se non erro, l'ho visto in TV, ma era pubblicato su un giornale, nella trasmissione di Crozza, è stato uno di quelli che ha detto: sembrerà strano, ma io sono un fan di Berlusconi. Quindi Letta è una persona che sta sicuramente ben, cioè che piace a Berlusconi, e penso che tutti quanti voi abbiate visto la soddisfazione con cui Berlusconi plaudiva alla rielezione del presidente Napolitano. Quindi si è lasciato, cioè c'erano le possibilità, c'erano tutti i dati perché Berlusconi uscisse di scena, c'era la possibilità di arrivare alle elezioni di un presidente con un Parlamento più leggero da pressioni politiche, si poteva formare un governo effettivamente basato sulla volontà di cambiamento che è stata espressa dall'elettorato a febbraio, perché questo è stato registrato nelle prime settimane, dice: le elezioni non fanno altro che spiegare un'esigenza dell'elettorato di cambiamento. Adesso perché tutto questo è stato ignorato? Se non come dice la Spinelli, ai vertici del PD molti sono ricattabili? Io vi pongo questa domanda, spero che qualcuno di voi, forse anche qualcuno del PD che è qui, mi possa dare una spiegazione, perché appunto io non posso dirlo con certezza, però quello che possiamo fare è porci delle domande e rivolgerli agli altri. Adesso noi ci troviamo in una situazione gravissima, tra l'altro anche con un'anomalia che mi faceva notare un attivista storico. Dice: questa coalizione PD-SEL, presentandosi alle elezioni alla Camera, ha avuto il premio di maggioranza, un premio di maggioranza sostanzioso. Adesso che alla prima elezione, alla prima votazione, ancora prima di formare il governo, SEL è uscita dalla coalizione, restano questi ministri, cioè questi deputati in più, questo premio di maggioranza resta? Io sono convinto che il regolamento lo preveda, perché non è possibile, è un'anomalia troppo grossa, però reputo che non sia una cosa lineare, cioè se i signori hanno ottenuto per una coalizione di governo possibile questo premio di maggioranza, adesso la dovrebbero perdere a mio parere, e invece resta chiaramente distribuita tra SEL e PD. Con questi voti alla Camera hanno una maggioranza schiacciante, ogni provvedimento, ogni scelta che faranno la potranno votare, e così anche al Senato hanno tutti i numeri, PD e PDL, per continuare le scelte con cui hanno portato l'Italia al disastro economico, perché questo è, perché noi abbiamo Letta che si muove sulla stessa linea economica di Monti, e infatti al Senato l'unica relazione positiva di sostegno alla relazione dei Monti è stata del PD.
ossia il PD si muove sulla stessa linea di austerità di Monti, quando anche il Fondo Monetario Internazionale, i premi Nobel dell'economia americani e europei ci dicono e ci ripetono che chiaramente con l'austerità non c'è possibilità di ripresa economica, perché questo è basilare, lo si legge ai primi capitoli del primo libro di economia. Quando c'è crisi bisogna fare spesa pubblica e bisogna diminuire la pressione fiscale, al fine che le persone possano continuare o riprendere a spendere e quindi a mandare avanti l'economia. Invece cosa succede? Maggiore pressione fiscale, anche sotto Natale, l'IMU uscì poche settimane prima di Natale, quindi sicuramente recessione, sicuramente diminuzione del PIL, sicuramente crisi economica, nessuna crescita, nessuno sviluppo. Questa cosa non è casuale, è voluta, è vista e analizzata. L'unica cosa che non sono riusciti a prevedere è la violenza con cui questa caduta si veniva a verificare, come in Grecia. E noi infatti stiamo in caduta libera da un punto di vista economico. L'Europa ci vieta di pagare i debiti che abbiamo con il lavoro reale, con le medie e piccole imprese che hanno lavorato per le pubbliche amministrazioni. Ce lo vieta anche quando i comuni hanno nelle tasche i soldi per pagare. Ce lo vieta perché dobbiamo pagare il debito pubblico, che è dato sì da una parte di lavoro e quindi è un debito da pagare, ma molto è dato chiaramente come debito finanziario e quindi andrebbe rivisto, riveduto, anche perché nel privato accade che indebitarsi per pagare il debito è reato, e questo invece noi lo facciamo come nazione, quindi è una cosa che probabilmente non va bene, anche perché non ci porterà mai alla soluzione del problema. Ma noi con Letta, che ancora viene dalla trilaterale, che è come qualcuno ha detto un Monti Junior, ci troviamo incamminati nella stessa strada che negli ultimi 18 mesi ci ha portato al disastro, solo che prima PD e PDL si erano detti costretti a sostenere il governo Monti. Oggi hanno buttato giù la maschera e hanno finalmente, dopo 20 anni in cui hanno finto di farsi opposizione, dopo 20 anni si sono messi insieme in un unico grande inciucione. Ecco, forse questo è quello che noi riusciremo a fare, smascherare fino in fondo queste loro cose, staccare la parte buona dalla parte cattiva. A noi sembra poco, ma probabilmente è tanto, perché io ancora ripeto, 70 sedi del PD che sono stati occupati, una testata giornalistica come la Repubblica che si è spaccata, sono risultati che senza il Movimento 5 Stelle in Parlamento non avremmo avuto. Quindi dobbiamo avere pazienza, dobbiamo continuare a fare un'opposizione chiara, dura e costruttiva, a fare le nostre proposte economiche su cui stiamo lavorando, a portare avanti le nostre idee, a denunciare tutto quello che loro fanno, mettendo i riflettori su tutte le loro mosse, in modo che non ci sia più una faccia avanti con cui illudere la gente e un risultato dietro. Adesso le cose saranno sempre più vere e più giudicabili. Grazie. Grazie alla senatrice.